Voglio sapere che cosa stai facendo qui. Avanti, rispondi. No, no. Scusi, io sto cercando Antonella. E la cerchi lì, in quel ripostiglio. Patti, no, please. Non devi dire neanche una parola. Sì, so che Antonella è rinchiusa lì dentro. Rinchiusa, hai detto? Sì, per questo sono venuta a salvarla. Manderà tutto a monte. Salvarla da chi? Da me? Da chiunque l'abbia rinchiusa lì dentro. Su, apra quella porta. Te l'ho detto, non mi interessa quella donna, non è niente per me. E lo sai, io... Mamma, io amo Carmen, solo lei, lo sai perfettamente. Ma certo che lo so, tesoro, chi devi riuscire a convincere è proprio lei. Io ci provo, provo a dirglielo in tutti i modi, ma non mi ascolta, vede rivali dappertutto. E dai, non esagerare, Leandro. Ma sto esagerando, scusa, ma che fai, la difendi ora? Ma la difendo, sì, perché la capisco, a me succedeva la stessa cosa con tuo padre. Perché gli uomini belli e gentili come voi hanno sempre tutte le donne addosso. Carmen ha appena avuto un figlio, è molto più sensibile. E tu ogni giorno ti fai vedere in giro con una donna più bella dell'altra. Io non ho occhi per nessun'altra, soltanto per lei. E se... Avanti, aperto. Permesso, buongiorno, preside. Sono Barbara Serrano Dupress, la nuova alunna. Mia madre Francesca è venuta da lei oggi, vero? Sì, è venuta. Vengo a presentarmi, molto lieta. Il piacere è mio, benvenuta. Grazie. Cara. Io sono Ines, la preside della scuola. Leandro, e lui è mio figlio. Leandro, sì. Ci siamo già conosciuti. Sì. Antonella, Antonella, come stai? Antonella, non posso crederci. Che ci fai rinchiusa in questo ripostiglio? Lo chiedi a me? Sì, a te. Ecco, io... No, no, è soltanto successo che... Che, ecco, io sono entrata a cercare una cosa e sono rimasta chiusa qui dentro. Tesoro mio, gioia cara, non capisco perché non hai chiamato me. Sì, hai tutte le ragioni, avrei dovuto chiamare te, ma invece ho chiamato Patty, scusami. Hai chiamato la povera Patty, vieni qui, cara, vieni da me. Ma lo sai in che stato era Patty? Era talmente preoccupata per te, l'ho trovata lì fuori che pensava addirittura che ti avessi rinchiusa. Io non puoi fare cose del genere, così non fa... Ma no, Patty, ma per favore, come puoi pensare una cosa del genere, scusa? Hai una fantasia senza limiti, ti inventi delle cose assurde. Come puoi pensare che la signora mi possa rinchiudere? Come puoi credere che qualcuno mi rinchiuda qui proprio in casa mia? Sai una cosa? Con te finisce sempre allo stesso modo. Cado sempre nelle tue trappole assurde. Bravo, bravissima. È tanto strano che io voglia conoscere il tuo amico Martin. Sì, in effetti è strano. Non capisco proprio perché tu lo voglia conoscere. Perché mi hai detto che ti aiuta tanto, che è così buono. Così mi è venuta la curiosità di incontrarlo. È un problema per te? No, i veri problemi rischi di averli tu con mia madre. Ha intenzione di denunciarti, vuoi mettertelo in testa? Non so più cosa fare per impedirglielo. Io non voglio danneggiarti, Guido. Non preoccuparti per me, non sono così importante, Giusy. Beh, allora aspetto il tuo amico. Avete visto che faccia hanno fatto quei due quando hanno capito che compravamo sì. Il kart? Sono rimasti di stucco. Sì, la cosa non gli è piaciuta, ma tu cerca di stare attento, questo non è un gioco. Fabio, guarda che Vini sta facendo davvero sul serio. E se vuoi correre contro di lui, devi darti molto da fare. Guidare un kart non è facile. Oh, ma lo so che non è facile, Santiago, però ho molta fiducia, molta. Meglio così, non sì, ti pare? Sì, certo. È di questo che ho bisogno, devo occupare la mente con nuovi pensieri. Devo dimenticare tutti i problemi che ho a casa. Sì, lo sappiamo. E ricordati che noi ti sosterremo e ti aiuteremo in ogni modo. Andiamo. Andiamo. Sì, dai. Con me non devi fare la furba, ti è chiaro? Che pensavi di ottenere chiedendo aiuto alle tue amichette? Volevi farmi arrabbiare? No, non credo che tu lo voglia, vero? Guarda che non mi fai paura, quindi non minacciarmi, perdi solo tempo. Non ti sto affatto minacciando, assolutamente, tesoro mio. Come potrei mai farlo? No, dammi il cellulare, Antonella. Il mio... No, non voglio darti il cellulare, no. Dammi il tuo cellulare, Antonella, smettila. Tutti questi capricci mi faranno arrabbiare. Non ho alcuna intenzione di dartelo. Devo spiegarti di nuovo cosa rischia tua madre? Credo di no. Dammi il cellulare. Dammelo subito. Antonella. Ecco. Molto bene. Sono contenta che inizi a capire chi comanda in questa casa. E vedi di non fare altre sciocchezze.
Perché se ne farai ancora mi arrabbierò molto, molto. Hai capito, Antonella? Farai ancora errori simili? No. No, Francesca. No, Francesca, non ne faccio. Molto bene, cara, molto bene. Mi sono sentita tanto sciocca, mamma. Ma certo, è naturale. Non so proprio come abbia voglia di giocare certi tiri con quello che sta capitando alla madre. Sì, sì, hai ragione. Ma mentre venivo qui mi sono messa a pensare. E se avesse mentito? E se davvero voleva dirmi qualcosa e non poteva farlo? Non capisco. Secondo te le succede qualcosa e non può parlartene? Sì, mamma. Ma cosa vuoi che le succeda? Figurati, lei è fatta così. Ascoltami bene, se Antonella ti chiama di nuovo, tu non devi darle retta. Nessuno può trattarti così, nessuno. Va bene. Scusatemi, ho sentito bene? Sì, che cosa c'è? Sicuro? Va tutto bene, certo. Non so, è successo qualcosa ad Antonella? No, non è successo nulla, tutto bene. Ah. Sì, puoi stare tranquilla. Guarda che di soccorso ci si può fidare. Dai, mamma. Mi hai detto tu che è la sorella di Bianca. Sì. E quindi è la zia di Antonella. Sì. E possiamo fidarci di lei? Sì, possiamo fidarci. Se ti dico che è affidabile. Bene, ti ho portato questi disegni, così possiamo iniziare a preparare i vestiti per la gara. Su, al lavoro. Ok. Allora, questi sono... Antonella, li vuoi guardare o no? Ah, sì, certo, hai ragione, scusami. Scusami, è che questo non è un buon momento. Beh, sì, lo capisco, ma sarebbe peggio stare di nuovo nel corpo di Patty, no? Che hai detto? Niente, lascia stare. No, dimmi, di cosa stai parlando? Non capisco. Ecco, sai che Josie ha fatto pace con Patty? Sì. Indovina che cosa ha detto Patty per scusarsi di quello che ha fatto a Guido e a Bruno? Ha detto che non è stata lei, ma che la tua personalità o qualcosa del genere si era impossessata del suo corpo. Patty ha un'immaginazione senza limiti. E allora Josie le ha creduto? Sì, sì, le ha creduto. Ed è questo che mi fa più rabbia, Antonella. Ti assicuro che non credevo di poter detestare tanto una persona a cui volevo bene come a Patty. Josie la perdona, bene. Però io no. Strano che Martin non sia ancora uscito. Ha detto che tornava subito. Non lo vedi in giro? No, Martin non lo conosco, ma qui non c'è nessuno. Sono usciti tutti, mi pare. Sei sicuro? Sì, credo proprio di sì. Mi sa che ti ha dato buca. No, gli sarà successo qualcosa. Che cosa, ad esempio? Non so, ma non è da lui comportarsi così. Non capisco. Oh! Attenta, fai piano, ecco. Sto bene, puoi lasciarmi. Quindi Guido è stato sul punto di scoprirti. C'è mancato poco, non mi ha scoperto per un puro caso. Ora devi trovare una buona scusa con Josie per giustificare l'accaduto. Sì, lo so, certo. Poverina, oltretutto si deve essere spaventata a vedere che non tornavi, che Martin non tornava più a prenderla. È terribile, lo so, ci penso e ci ripenso, ma non so davvero che cosa inventarmi. Che le dico? Non so. Ok, cominciamo, Seguiamo la linea. Così? Sì, esatto. Le proporzioni devono essere... La gonna deve essere lunga fino a qui. Giusto, la vuoi lunga come questa? Sì, e il top sarà solo un po' scollato e molto, molto colorato. Perfetto. Molto. E anche aderente. E poi qui lo sistemiamo così. Fantastico, Antonella, davvero bellissimo. Sul serio? Dici davvero? Sì. Bene, a quanto pare riesco ancora a essere creativa nonostante tutto. Non puoi smettere di pensare a tua madre, eh? No. L'unica cosa che voglio è che... è che ritorni a casa. Sì, me lo immagino. Ma tu, Antonella, non puoi fare niente. Sì? Forse qualcosa posso fare. Cosa? Lascia stare, no, non importa. Come vuoi. Allora, vediamo. Bene, ora devo proprio andare, Antonella. Ah, va bene, ti saluto allora. Sì. Ok, ciao. Continueremo a lavorarci un'altra volta, sì. Ok? Ciao. Ciao. Che vuoi, Fabio? Tamara, non sei mai venuta a trovarmi dopo l'arresto di mia madre.
Non ti importa neanche un po' di quello che mi sta succedendo. Spiegami come puoi pretendere che mi preoccupi per te, Fabio. Sei andato in Spagna, hai incontrato un'altra e non hai avuto il coraggio di venire a dirmelo. Sei tornato e non sei venuto a parlare con me. Sono stata malissimo. E ovviamente ho anche fatto una figuraccia con tutti i nostri amici. Ora vivi con Guadalupe e vuoi che io venga qui a consolarti? È già tanto che ti abbia chiamato al telefono. Non ti aspettare niente da me. Niente. Ciao, come stanno questo bimbo bellissimo e la sua... Abbassa la voce, sto cercando di farlo addormentare. Fai la nanna, su. Che cosa ne pensi se dopo che lui si è addormentato... Sì, però parla un po' più forte, così posso? Non ti sento neanche io. Ok, dopo che si è addormentato... Sì? Va a farti bella e usciamo a cena fuori. Perché devo farmi bella? Ora non lo sono? No, dicevo solo che... Puoi cambiarti per andare a cena fuori, certo, solo se ti va, eh. Se ti va ti cambi, no, altrimenti... No, in effetti preferirei restare qui a vedere un film, perché sono preoccupata. Ah, sì? Perché sei preoccupata? Sì, sono preoccupata per Patty. Come mai? Antonella l'ha chiamata e le ha detto che la matrigna l'aveva rinchiusa, non lo so. Patty è corsa da lei per aiutarla e quando è arrivata Antonella le ha detto che era uno scherzo. Certo che quella ragazza non cambia mai. Mm-hmm. Ecco, hai visto? Lo sapevo, adesso non si addormenta più. Ecco, se permetti vado a parlare con lei e poi ce ne stiamo qui tranquilli. Con Antonella, vedere... sicuro? Sì, 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 certo. Vado a parlare con Antonella. D'accordo. Torno subito. Va bene, va pure. Ma il signor Leandro non era rientrato? Sì, ma è uscito di nuovo. È andato a casa di Antonella. Ah, e perché? Mi ha detto che voleva parlare con Antonella, ma io non gli credo. Non c'è andato per lei. Ma per rivedere quella donna. Quale donna? Francesca, soccorro. Ah. Mi devi spiegare chi è Francesca. Te l'ho già detto, Francesca è la moglie di papà. No, 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 questo lo so. Spiegami che cosa ci fa qui, perché ti comanda a bacchetta. Ecco, lei ci sta aiutando perché ci serve una guida ed è una persona davvero molto paziente. Mi stai mentendo? Sì. Sì? Sì. Avanti, dimmi la verità, dimmi tutto. Scusami, non posso dirti nulla. Ma certo che puoi, dimmi di Andrea, sì, non lo dirò a nessuno. Salve. Ciao. Stavo giusto cercando te. Me? Sì, e volevo dirti una cosa. Siediti, così parliamo. No, non ho tempo, vado molto di fretta, ho molto da fare. Volevo semplicemente salutarti. Salutarmi? Vai via? Ok, ciao. No, no, io non me ne vado. Sei tu ad andartene, mi hai capito? Ti saluto. Qui dentro c'è la tua roba. Sono 4 stracci, quindi puoi portarli via tutti ora. Prendi la valigia, saluti Antonellina e velocemente lasci la mia casa, chiaro? Addio! Non puoi sapere fino a quale punto ti invidio. Sai come me li immagino? No. Chiudo gli occhi ed è come se li vedessi qui davanti a me, io li vedo. Chi vedi? Francesca e Leandro, no? Ah. Chiudi gli occhi e li vedrai anche tu. Chiudili su, chiudili, chiudili. Li vedi? Più o meno. Sì. Ciao tesoro, com'è andata oggi a scuola? Ciao mamma, a scuola tutto bene? Sì? Ho una cosa molto importante da raccontarti. Qualcosa di importante per te o per me? Per te. Per me? Sì. Dai su, racconta. Allora, avete visto Fabio, per favore? Lo vedi qui con noi oppure pensi che lo tenga nascosto in un taschino? No. Non lo vedi? E ti sembra educato interromperci? Beh, vi chiedo scusa. Non ti scuso affatto, sto parlando con mia figlia. E non dovevi disturbarci. Ma ormai, visto che sei qui, voglio che mi spieghi come mai vivi in questa casa. Ecco, in effetti ho conosciuto Fabio in Spagna. E ha voluto che tornassimo insieme in Argentina. Così vivo qui con lui. Capisco. Ma è ora che ti trovi un altro alloggio, perché da qui te ne devi andare. Perché lei dovrebbe andarsene? Mamma, io vado in camera mia. Permesso? Ti ho fatto una domanda. Perché dovrebbe andare via di qui? È casa mia, decido io se se ne deve andare o se resta. Tanto per cominciare, Fabio, questa è la nostra casa. E io sono responsabile di te, Antonella. E trovo sconveniente che voi due viviate sotto lo stesso tetto. Con tutto il rispetto, questa è la tua opinione, non la mia. Allora sappi che la mia opinione è più che sufficiente a far sì che questa ragazzina faccia i bagagli e se ne vada subito.
Fabio, che sia ben chiaro. In questa casa decido io. Grazie di avermi accompagnata, Guido. Ma non mi pare la cosa giusta. A me non sembra giusto restare separati, Giusy. Ciao. Aspetta, fermati. Tu continui a sentire qualcosa per me. Cosa provi, Giusy? Dimmelo, cosa provi? Scusa. Pronto? Giusy, sono Martin. Ciao, Martin. Stai bene? Come mai non sei tornato a prendermi? Ti è successo qualcosa? Beh, ecco, non sono potuto tornare perché mentre salivo le scale sono inciampato in un gradino e sono caduto. Mi sono fatto molto male e mi hanno portato direttamente a casa mia. E come mai non ci siamo incrociati? Non lo so, non ne ho idea. Ora stai meglio? Sei stato da un medico? Sì, Giusy, non preoccuparti, niente di grave. Ho solo preso una storta, ma va già molto meglio, davvero. Oh, poverino. Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a chiamarmi. Grazie, scusami. Se ti ho lasciata lì, non volevo, ma sono dovuto andare via. Non volevo darti buca. No, non preoccuparti. Va bene, ti ringrazio. Allora domani, d'accordo? Ma puoi venire a lezione? Sì, credo di sì, certo, verrò. Bene, ciao, un bacino. Un bacio, ciao. Ciao, ciao. Povero Martin, mi ha detto che mentre stava salendo le scale è inciampato e si è fatto male a un piede. Ah, davvero? Mm-hmm. Ti ha creduto? Sarà meglio che tu te ne vada adesso. Ora basta. Guida. Non vuoi che mi fermi qui con che te ci ancora fai un qui? Po'? Guarda che chiamo la polizia. No, signora, mamma, non devi andare. Non vattene, vattene. Mamma. Cosa fa? Guido, qui, no, vattene. Vai via, Guido, per favore. Ciao. Calmati, mamma, se ne sta andando. Finalmente sei venuto a salvarmi. Il mio discorso sarà chiaro e conciso. Il tuo fratellino mi ha fatto arrabbiare davvero molto. Perché? Perché è un maleducato. Quindi trova la maniera di cacciarlo via al più presto da questa casa. E perché dovrei cacciarlo di casa? Perché gli conviene. E anche a te. Se gli vuoi un po' di bene, anche a te. Tutto chiaro, Antonella? Mamma, te lo chiedo per favore. Lascia in pace Guido e la sua famiglia. Scusa, Giusy, ma non posso. Ho già parlato con un avvocato e non farò marcia indietro. No, lo capisci? No, non lo capisco e non mi sembra giusto. Giusy! Permesso? Giusy, ho una bella sorpresina per te. Sorpresa! Entra. Ti abbiamo portato i tuoi fiori preferiti, Giusy. Oh, ma siete venuti tutti. Sì, siamo venuti a dirti che ti vogliamo tanto bene. Sì, e che a tutti noi a scuola manchi moltissimo. Vogliamo che torni, Giusy, non sai quanto ci manchi. Non facciamo che pensare a te tutto il tempo. Siamo con te. Sei una persona molto importante per tutti noi, Giusy. Non è più lo stesso senza di te. Ti vogliamo bene. Casa unica bonita, sospesi. Casa unica bonita, sospesi. I vestiti. Ciao, Leandro. Ciao. Che sorpresa. Come stai? Puoi avvisare Antonella che sono qui? Antonella? Sì, Antonella. Leandro, ma che bella sorpresa. Mamma, che c'è? Leandro vuole parlare con Antonella. Ah, con Antonella, certo. Vieni, Babi, vieni qui. Puoi lasciarci un attimo soli? Che Antonella non venga qui, è chiaro? Ci penso io, brava. Leandro, Antonella non c'è. Ma come, non è in casa? No, non c'è, ma è una fortuna che tu sia venuto. Volevo giusto chiamarti perché ho bisogno di parlarti di lei. Andiamo a prendere un no, caffè. No, non voglio uscire con te, voglio parlare con Antonella. E se non c'è, l'aspetto. Ecco fatto,
Sono andati via tutti. Sono così carini. Si sono fermati poco per non disturbare. Sapessi da quanto volevano venire. Ma è come dici tu, temevano di disturbarti. Sì, e non hanno mai smesso di preoccuparsi per me. Tutti. E specialmente una persona, Gonzalo. Sì, specialmente lui. Che ti succede? Come lo sai che c'è qualcosa che mi preoccupa? Senza vederti, dici? Non ti vedo, ma ti sento, amica mia. E ti conosco. Sento che ti è successo qualcosa. Qualcosa che ti preoccupa. Che cosa? Sono di nuovo caduta in una trappola di Antonella. Ma sai che ti dico? Non merita che si parli di lei. Io preferisco parlare di te, di Gonzalo, di Martin e di Guido. Ti sei dimenticata di lui. Non gli vuoi più bene. Come potrei non volergli più bene? Certo che gliene voglio. È l'unico ragazzo che abbia mai amato. Il più importante della mia vita. Sì, ecco, avevo proprio bisogno di parlarti di Antonella. È una ragazzina maleducata, si comporta male, crea problemi. Si vede che non le hanno mai imposto delle regole, ti pare? Bisogna conoscerla, però... Però sì, la madre non sapeva darle delle regole, è vero? Sì, lo immaginavo. Io non conosco bene Bianca, ma sai, una donna che finisce nei guai così... Non voglio parlare male di chi non è presente. Soprattutto visto quello che sta passando, quindi... Non contare su di me. Ma certo, io... Bene, io vado. Puoi avvisare Antonella che devo assolutamente parlarle? Oh, sì, non preoccuparti, glielo dico. Bene. Figurati, Leandro. Consideralo fatto. Non so dove andare. Come? Quella donna ti ha cacciato di casa. Come un cane. E ora cosa faccio, Carmen? Carmen, che faccio ora, Carmen? Dove vado? Potrei farle un po' di spazio in camera mia, se vuole. No, sì, non c'è problema. Ma sì, sì, Andrés, Socorro ha ragione. Se non sai dove andare, certo. Puoi dormire in camera sua. L'importante è che Leandro non se ne accorga, perché lo sai com'è fatto. Se ti scoprisse sarebbe un guaio. Carmen, davvero tu mi accoglieresti in casa tua? Ma certo. Sì, sì, Andrés. Andrés, tu sarai fatto male, sarai un po' originale e anche un Casanova spiantato. Sarai anche un buon a nulla, però credo che nessuno mi abbia voluto bene come te. Come dovrei andare via di casa? Ma che stai dicendo? No, io penso che non abbia senso che tu viva qui, in questa casa, se hai un pessimo rapporto con Francesca. Allora perché non se ne va lei? No, lei non se ne andrà. E nemmeno io me ne andrò. Ma Fabio, pensaci. Che senso ha restare qui se siete come cane e gatto voi due? È una cosa assurda. Non posso farci niente, è insopportabile. Fabio, te lo chiedo per favore. Faresti meglio ad andartene per un po', ok? Vai a stare a casa di uno dei ragazzi o dove vuoi tu. L'importante, te ne prego, è evitare altre discussioni. Ma ora dobbiamo stare più uniti che mai, Antonella. Ho parlato con l'avvocato, sta facendo di tutto per far rilasciare la mamma, anche se dietro cauzione. Davvero? Sì, lui mi ha detto che gli hai parlato di alcune cose che potrebbero aiutarlo, delle prove. Di che cosa si tratta, Antonella? No, non gli ho detto niente di particolare. È solo che un giorno, parlando con lui, ho accennato che se ipoteticamente riuscissi a trovare delle prove sufficienti a scagionarla, magari mamma potrebbe tornare a casa. Ho solo fatto un'ipotesi, ecco. Ah, però non sai dove cercarle. Bene, carina. A quanto pare c'è una cosa che non hai ancora capito. O fai quello che ti dico, o tua madre non tornerà a casa. È chiaro adesso? Antonella, mi ascolti? Cosa? Sì, certo, ti sto ascoltando. Sì, naturalmente. Antonella, tu mi stai nascondendo qualcosa? No, no, Fabio, assolutamente. Semplicemente ti sto suggerendo di lasciare per un po' questa casa, perché credo che sia la cosa migliore per te e per tutti noi. Non posso credere che tu preferisca lei a me. Senti, Antonella, io voglio continuare a cercare papà.
Devo parlare con lui di tutta questa storia. Non posso lasciare che Leandro parli con Antonella, perché potrebbe raccontargli tutto. Mamma, sta tranquilla, hai agito alla perfezione. Perfezione? Sì, è la parola giusta. Perfezione. Di che parli? Parlo di Leandro, cara. Lui è assolutamente perfetto. Sì, ma non farti troppe illusioni. Perché non dovrei farmene? Beh, perché ho ascoltato quello che Leandro ha detto a sua madre. Ah, e io che cosa c'entro? Eri tu l'argomento della conversazione. Io? Sì, tu. Lui ha detto a sua madre che... Che cosa, Babi? Che non sei mai stata niente per lui. Dai, descrivimi ancora la faccia che ha fatto quando sono andati tutti. Ancora? Te l'ho raccontato mille volte, io basta. Io starei tutto il giorno a parlare di Giusy, non farei altro che parlare di lei. Lo so. Un'altra volta tuo padre. Sì, è di nuovo lui. Ha paura che la madre di Giusy voglia intentarmi una causa. E tu? Non hai paura? La mia unica paura è perdere Giusy, capisci? Ciao. Ho un po' di fame, posso prendere una fetta? Sì, certo. Hai sentito cosa dicevo? Sì, parlavi di Giusy, giusto? Sì. Sì, dicevo a tuo fratello che non voglio perderla, sai? Scusami, ma l'hai già persa. Gonzalo, smettila! Ma è la verità. No, lascialo parlare. Mi sembra che sia meglio per tutti se me ne vado. Non fare il drammatico, ti ho solo detto quello che penso, non c'è nient'altro. Ecco. Che ci fai qui, pa? Ciao, ragazzi. Dovrei parlare con Guido. Ti ho già detto che non ci parlo più con te. È che io sono qui per parlare di Giusy. Scusa, se Antonella non c'era, perché ci hai messo tanto? Sono rimasto a parlare con Francesca. Con Francesca? Sì. E si può sapere di che cosa? Di Antonella. E lei ti ascoltava? Chi? Francesca. Ma cos'altro poteva fare se stava sì, lì con me? Avrebbe potuto ovvio. Inventarsi qualcosa. Lo so come sono quelle come lei. Le sento a naso, le sento. Potrebbe fare di tutto e tu... Ma che cosa? Ma di cosa mi accusi Sei stavolta? Stato tu a cercarla. No, io cercavo Antonella. Ma visto che non c'era, ho parlato con Francesca. Se volevo andare da lei, ti dicevo, no, Carmen, me lo dicevi. Vado... Come non mi hai detto e non mi dici tante altre cose. Io davvero non ci posso credere. È assurdo. Non puoi essere davvero gelosa di quella donna. Non ne hai motivo, credimi. Sei gelosa, non ne hai motivo. Se vuoi tranquillizzarmi, sì. Allora devi farmi un favore. Quello che vuoi, amore mio. Mi devi dire esattamente che cosa c'è stato tra voi. Tutto, nei minimi dettagli, tutto. Come si permette quell'ingrato di dire che non sono mai stata niente quando lui per me è stato un uomo tanto importante? Non dà lo stesso valore alla vostra storia, evidentemente. Avanti, beh, parla, ti ascolto. Ma sei tu che non mi sì, lasci parlare, lascio parlare, Carmen. Sì, ti lascio parlare. C'è ancora del fuoco sotto la cenere, l'ho capito. A no, chi la dai a bere? Non c'è stato nessun fuoco, non c'è stato niente fra noi. Ah, no? A me sembra di sì. So che non dovrei raccontare queste cose proprio a te, però ecco, tra Leandro e me c'era il fuoco. E il fuoco resta sempre acceso sotto la cenere. Non c'è mai stato niente con Francesca. Tutto il fuoco del mio amore brucia per te, mio fiore. Beh, ho fatto la rima, hai visto? Ma quale fuoco dell'amore? Ti metti a fare il poeta adesso? Ma no, perché dici Sono così? Tutte sciocchezze. Ma no, Come faccio a crederti dal momento che una volta hai detto a Bianca che era una donna Carmen, insignificante? Questo è un colpo basso, hai detto sì, è un colpo basso, scusa. Credimi, Francesca non mi piace per niente. Sì, forse ora no, ma c'è stato qualcosa, perché se è venuta a dirmi che eravate fidanzati, qualcosa c'è stato, che so, un abbraccio, una carezza, durante un falò, suonando la chitarra, un bacio. Beh sì, un bacio probabilmente ci sarà anche stato, ma... Non mi ricordo. Non ho mai dimenticato la mia storia con lui. È stata una storia intensa, molto intensa. Molto intensa? Sì, molto intensa. Mi fa male che dica che non sono mai stata niente per lui. Non mi ricordo. Non ti ricordi? No, davvero, non mi ricordo. Sforzati, scava nella memoria. Pensa farci. A com'è stato quel bacio. Com'è stato? Su, dimmelo. Beh, sì, io credo di sì. Io immagino che ci saremmo scambiati un bacio. Che tipo di bacio è stato? Veloce e innocente o ti sei girato, l'hai guardata negli cara, occhi e poi gliel'hai dato? Non mi ricordo, l'hai davvero, anche non me lo ricordo, ti ho detto, non mi ricordo i dettagli, Carmen, basta, per favore. Sta tranquilla, non c'è stato niente, niente con Francesca, niente. Tiri. È il momento che lui sappia
È il momento che sappia che è stato molto importante nella mia vita. Se vuoi parlarmi, ti ascolto, però qui, qui davanti a loro, non resto più da solo con te, Patty. Non voglio altri problemi. No, no, stai tranquillo, non ti darò altri problemi, anche se hai tutte le ragioni del mondo a non fidarti di me. Ma io non sono più quella Patty. Non so quale Patty sei adesso. So solo che hai rovinato entrambi. Sì. Scusatemi, ragazzi. So che vi ho fatto del male, ma non era mia intenzione farlo. Ragazzi, dateci un taglio. Si sente già così in colpa. Grazie, Gonzalo. La difendi perché a te ha fatto comodo tutto questo. Ma cosa dici? Come può farmi comodo vedere Giusy in quello stato? Sì, basta, perché... ragazzi, non litigate più, per favore. Io sono venuta a dire una cosa a Guido. Ed è che Giusy continua a volerti bene. E Martin? Martin le fa molta compagnia, le sta vicino, ma... il suo cuore batte ancora per te. Non abbiamo scelta. Dobbiamo andarcene al più presto. Sì, sono d'accordo con te. Però il problema è dove? Ci penserò, troverò una soluzione. Non ti posso lasciare sola in questo momento. Io posso andare ovunque. Ma a dire la verità, mi preoccupa dove potrai andare tu. Non ti devi preoccupare per me. Come faccio a non preoccuparmi? Mi sento responsabile per quello che ti capita. Responsabile? È una parola orribile, Fabio. Preferirei essere tutto, ma non voglio essere una preoccupazione per te. Sono tanto noioso. E perché tu lo sappia, ho passato i migliori mesi della mia vita con te. Che cos'ha la tua ragazza? Perché non saluta? La mia ex ragazza. Lei è preoccupata perché non sa dove andare. Beh. Perché anche lei è stata messa alla porta. Sì, certo, Fabio. Lo capisco, ma credimi, è la cosa migliore per tutti. Ti credo, Antonella. Però io ti conosco bene. E sono sicuro che mi stai nascondendo qualcosa. Pronto? Chi parla? Oh, Antonellina, tesoro della mamma. Finalmente riesco a parlarti, amore mio. Ti ho cercato al cellulare, ma è sempre spento. Meno male che ti trovi in casa, tesoro. Mamma, come stai? Male, pulcino, sto molto male. Rinchiusa in questo posto terribile. Mi manchi tu, mi manca Fabio. Le mie cose, la casa, non ce la faccio più. Mamma, sta tranquilla. Sta tranquilla, ti prometto che al più presto ti farò uscire da quel posto. Però tu devi ascoltarmi. Voglio che tu sia forte e che sopporti con coraggio tutto quello che succede, ok? Mamma, 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 mi senti? Mamma, pronto? Scusate, devo andare a prendere un po' d'aria perché le parole di Patty mi hanno davvero scombussolato. E come potrebbe essere altrimenti? È ovvio. Ora che so che le importa ancora di me... mi sembra di tornare a vivere. Mi sembra di tornare a vivere. È grandioso. Sono felice. Tanto felice. È grandioso. Ma che fai? Incoraggi quell'infelice. Ma cerca di ragionare, Gonzalo. Cercavo di far finta di niente. E avresti dovuto fare lo stesso, invece di ostentare quell'aria afflitta. Che hai? Ah, è che non mi aspettavo che Patty dicesse quelle cose. Davvero, non capisco. Ma invece dovevi aspettartelo, perché è ovvio che Giusy voglia ancora molto bene a Guido. È stato il ragazzo più importante della sua vita. E allora Antonella è stata molto importante per te, se non ricordo male. Ma non vuol dire che le vuoi ancora bene. E chi ti ha detto che non le voglio ancora bene? Francesca, ti ho portato il caffè che mi hai chiesto. È decaffeinato come piace a me? Sì, credo di sì. È decaffeinato o no? Rispondi. Sì, sì, certo, è decaffeinato, certo. Senti, Francesca, io sto pulendo la casa, sto cucinando, sto facendo di tutto. Dimmi che cos'altro vuoi che faccia. Che devo fare perché tu mi dia le prove che servono a far tornare a casa mia madre? Ah, ancora? Detesto che mi si facciano sempre le stesse domande. Ma Francesca, tu mi hai chiesto di far diventare tua figlia una stella, però che posso fare io? Come posso fare a trasformarla in una diva quando non lo è? Questo, tesorina, è un problema che riguarda te solamente. E da questo dipende la libertà di tua madre. Sì? Dammi caffè. Dammelo.
Non piangere. Non è decaffeinato. Assurdo. Ciao, buonanotte. Buonanotte. È piccolino questo letto, eh? Eh già, perché io sono piccolina. Sì, giusto. Comunque sto bene, sto comodo. Ah, bene. E sono stanco. Credo che stanotte dormirò come un bambino. Antonella, hai parlato con mia madre? Sì, la tua cara mammina in pratica vuole che tutti credano che tu sia ciò che non sei. Ok. Intanto fai in modo che lo creda anche Bruno, che sta venendo verso di noi. Ciao ragazze, come stai, Babi? Ora che ti vedo molto meglio. Ah, e tu, Antonella? Io? Io non così bene come Babi. Antonella, come va, tesoro mio? Vengo a portarti ottime notizie. Ah, sì? Sì, tua nonna sta benissimo in un hotel delizioso. Davvero? E poi noi due dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del tuo nuovo show. Ah, quindi prepari un nuovo show, Antonella? Ah, certo che sì. Ah, sì? Sì, è vero, io non vedo l'ora di debuttare. Certo. Ma giusto a proposito del nuovo show, volevo chiederle un favore. Sì, tesoro, dimmi. Ecco, io volevo dirle che non voglio stare da sola sul palco. Ma che dici, Antonella? Ma certo che non sarai sola in scena. Ci sarà il tuo corpo di ballo e poi ci sarà... Non intendevo questo. Volevo dirle che ho intenzione di dividere la scena con Babi. Con chi? E chi è Babi? Salve, io sono Babi. Molto lieta. Bene. Piacere. Sì, e lei è Babi e io voglio che debutti nello show. Voglio che la vedano tutti perché... Lei è davvero molto simpatica, è geniale, è carismatica, è un'artista incredibile, ha davvero un grandissimo talento. E già che ci sono, le dico anche che con lei fa un affare, perché con Babi avrà successo. Ciao, Giusy. Martin, come hai capito che ero io? Ecco, dal tuo profumo. Oggi non ho il profumo. No, però è il tuo profumo. La tua pelle profuma. I tuoi capelli hanno un profumo. Certo, hai ragione. È che non sono ancora abituata a farci caso. Ma è così. Col tempo ti abituerai. Perché non dici niente? Tutto bene? Più o meno. Perché? Ah, certo, ti fa ancora male la caviglia, vero? No, non è per questo. È che non sono riuscito a dormire stanotte. Perché? Perché stavo pensando a te, Giusy. E ho capito una cosa importante. Che cosa? Che mi manchi tantissimo quando non sei con me. E che vorrei sempre sapere che cosa fai. Con chi sei. E che non faccio che pensarti, Giusy. Perché non vai a dire a tua madre che sto facendo tutto quello che vuole? Vediamo se adesso manterrà la promessa di fare in modo che mia madre torni a casa. Tranquilla, Antonella, quello che hai appena fatto non basta. Devi fare molto di più per me. Questo è appena l'inizio. Antonella, devo parlarti. Patty, fammi un favore. Non disturbarmi, non ho niente da dirti. Senti, voglio sapere la verità. Perché fai esibire quella ragazza insieme a te nello show?
Non ci credo. Tu hai sempre voluto diventare famosa da sola. E non credo neanche che sia stata tu a rinchiuderti in quel ripostiglio. Dai, Antonella, devi raccontarmi la verità. Che ti sta succedendo? Leandro. Ciao, Francesca, come stai? Ciao, non andartene, ho bisogno di parlarti. Vuoi dirmi perché Antonella non mi ha ancora chiamato? No, è un'altra cosa molto importante. Meglio che ne parliamo qui, all'aperto. Va bene, va bene, ti ascolto, dimmi, che c'è? Ieri, Babi, ti ha sentito mentre dicevi a tua madre che in realtà io non sono mai stata niente per te. Beh, Francesca, mi spiace che tu lo abbia saputo in questo modo. E fuori dal contesto può suonare scortese, ma è la verità. Nella mia vita la nostra storia non è stata importante, come immagino anche nella tua. Beh, immagini male. Perché tu sei stato l'uomo più importante della mia vita. Io? Sì, tu. Tu mi hai dato la cosa che amo di più al mondo. Mia figlia Babi. Tua figlia. Nostra figlia.